Vi saluto cordialmente e benvenuti a questo convegno dal titolo Un futuro di speranza per la Valle del Mela, la dottrina sociale della Chiesa nel territorio per l'economia, la politica e l'ambiente. Ringrazio per la partecipazione tutta l'Assemblea, costituita in parte soprattutto da laici delle nostre comunità, che in quest'anno hanno iniziato il corso di formazione teologica e unitamente alle amministrazioni comunali, alle imprese, alle aziende e alle ditte presenti sul territorio. Un saluto e un ringraziamento al sindaco di Pace del Mela, dottore Giuseppe Sciotto, per l'accoglienza, l'ospitalità e la disponibilità di questo auditorium comunale. Un saluto e un grazie sentito ai relatori che interverranno, professore Flavio Felice, docente di dottrine economiche e politiche della Pontificia Università Lateranense di Roma, che presenterà la via istituzionale della carità, la carità politica nella Caritas in Veritate. Il professore Dario Latella, docente di diritto commerciale dell'Università degli Studi di Messina, che presenterà la gestione dell'impresa e dottrina sociale della Chiesa. E la dottoressa Katia Petretta, presidente sezione ambiente, Confindustria Messina. Con il sostegno del Consiglio pastorale, i sacerdoti del Vicariato del territorio di Santa Lucia del Mela, in collaborazione con l'Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, il cui direttore ringrazio affettuosamente, il carissimo Don Sergio Siracusano, hanno voluto organizzare questo incontro teologico-culturale per presentare l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa. Alla luce dell'enciclica sociale del Papa Benedetto XVI, Caritas in Veritate, sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità, questa sera vogliamo offrire i principi di riflessione, i criteri di giudizio e le direttive di azione da cui partire per promuovere un umanesimo integrale e solidale per il nostro territorio della Valle del Mela. Diffondere tale dottrina costituisce un'autentica priorità pastorale, affinché i cristiani, da essa illuminati, si rendano capaci di interpretare la realtà di oggi e di cercare appropriate vie di sviluppo nella testimonianza del Vangelo della carità e della verità nel mondo del lavoro, della politica e dell'economia. Vogliamo dunque proiettare la luce del Vangelo sulle questioni sociali del nostro tempo. Come ci ricorda ancora il Papa Benedetto XVI, citando l'enciclica Populorum Progressio di Paolo VI, la Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire e non ha la pretesa di intromettersi nella politica degli stati. Ha però una missione di verità da compiere in ogni tempo ed evenienza, per una società a misura dell'uomo, della sua dignità e della sua vocazione. In questo incontro di oggi non siamo ispirati da alcuna situazione sociologicamente intesa, ma spinti da una precisa prospettiva teologica, e cioè che l'annuncio di Cristo è il primo e principale fattore di sviluppo. La dottrina sociale della Chiesa, dice il Papa, è caritas in veritate in re sociali, cioè annuncio della verità dell'amore di Cristo nella società. La carità e la verità all'interno della realtà sociale trova la sua scaturigine, il suo modello, la sua radice in Gesù Cristo. Per cui tutte
tutta la Chiesa, essendo a servizio di Dio e a servizio del mondo in termini di amore e verità. Essa, in tutto il suo essere e in tutto il suo agire missionario, è tesa a promuovere lo sviluppo integrale dell'uomo nella carità e nella verità, che riguarda unitariamente la totalità della persona in ogni sua dimensione, circostanze, rapporti, affetti, lavoro, riposo, malattia, sofferenza, vita civile, eccetera. Inoltre, afferma il Papa che in realtà le istituzioni da sole non bastano, perché lo sviluppo umano integrale è anzitutto vocazione e quindi comporta una libera e solidale assunzione di responsabilità da parte di tutti. Un tale sviluppo richiede inoltre una visione trascendente della persona, ha bisogno di Dio. Senza di Lui lo sviluppo o viene negato o viene affidato unicamente alle mani dell'uomo, che cade nella presunzione dell'autosalvezza e finisce per promuovere uno sviluppo disumanizzato. Per cui il Papa, sulla scia della Gaudium et Spes del Vaticano II, dice che il primo capitale da salvaguardare e valorizzare è l'uomo, la persona nella sua integrità. L'uomo, infatti, è l'autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale. Do adesso la parola a Don Sergio, che ci introdurrà alla riflessione sul pensiero sociale cattolico. Grazie.